Per vincere un campionato ci vuole, secondo me, un mix di cose. Innanzitutto, vabbè, un ambiente forte, un gruppo sano, uno staff preparato, una società attenta a qualsiasi aspetto. Durante l'anno subentra comunque un mix di fattori, che può essere la sfortuna o la fortuna, può essere il come si superano determinati momenti della stagione, sia positivi che negativi, però alla base di tutto c'è un'unione forte tra staff e squadra, che poi diciamo viene riportata in campo e fa sì che la squadra, il compagno, dia tutto l'uno per l'altro. Io ho cominciato all'età di 5 anni, diciamo spinto da mio padre, che era un appassionato di calcio, in una società in provincia di Napoli. E sono rimasto lì fino all'età di 14, quando poi tramite, diciamo, un osservatore della Juventus mi sono trasferito a Torino da solo, senza la famiglia, e ho cominciato tutto l'iter delle giovanili, fino poi ad avere la soddisfazione di esordire in Serie B con la Juve. No, a scuola andavo bene. Mio papà, che era un grandissimo martello sotto questo punto di vista, e quindi ricordo delle scene di quando ero bambino, che mi diceva: oggi ti porto a fare allenamento, però fai i compiti in macchina, che non avendo il tempo di farli a casa, perché per far coincidere gli orari. E poi, trasferitomi a Torino, ho continuato gli studi fino al raggiungimento del diploma. Poi ovviamente non sono andato avanti, perché ho preferito concentrarmi sul calcio, visto che ho capito che poteva diventare la mia professione. Non so perché non era nemmeno il mio ruolo preferito, ma mi piaceva tantissimo Nedved, lo guardavo con tantissima ammirazione. Poi il destino ha voluto che, quando mi sono trasferito a Torino, lui è diventato un giocatore della Juve, l'ho conosciuto da vicino e ho avuto anche la fortuna di esordire entrando al posto suo, quindi proprio lo scherzo del destino è stato questo, ed è stata un'emozione bellissima. È stato già in passato qualche cosa, la possibilità di venire, o perlomeno ho saputo che da parte della società c'era stato un interesse nei miei confronti. Io venivo da 5 anni straordinari a Carpi, dove avevamo vinto 2 campionati, sfiorato una salvezza, perso una finale playoff, e per quanto mi riguarda consideravo comunque chiuso un ciclo. Motivazioni erano finite, non avevo veramente più un briciolo di energia da dare, non mi vergogno a dirlo. Perugia, anzi, devo ringraziare il presidente, perché ha avuto una pazienza importante per portarmi qui, e diciamo che il suo corteggiamento è stato qualcosa di decisivo, oltre al fatto che comunque la squadra era forte, la piazza era importante, quindi sono stati tutti aspetti che, messi insieme, mi hanno fatto diciamo prendere questa decisione. La fortuna di venire qua, conoscendone già qualcuno, nel senso che o da avversario o da compagno, penso, vabbè, a Del Prete, con il quale ho avuto modo di fare il settore giovanile o una parte del settore giovanile insieme. Conoscevo Belmonte, conoscevo Volta, Buonaiuto, quindi l'inserimento è stato facile. Il gruppo è fatto di tanti ragazzi, persone semplici, tanti bravi ragazzi, e soprattutto ci sono comunque tanti giovani che, almeno in questi 2 mesi, hanno fatto vedere che hanno voglia di emergere,
in un gruppo con una buona base di giocatori esperti, avere tanti giovani così, diciamo, di qualità, competitivi, con queste caratteristiche, può essere sicuramente una cosa importante per la squadra. Con chi ho legato di più, per questione di vicinanza di casa, con Belmonte, perché ci vediamo spesso, anche le nostre compagne si vedono. Perugia, ho visto qualcosina, ho visto il centro, che non è facilissimo da, diciamo, da raggiungere. Poi, diciamo, per questioni logistiche non è che lo frequento tantissimo. Ho visto qualcosina, ho visto qualche città qua intorno nel tempo libero, qualche volta con mia moglie e col bambino, però mi riservo di poterla scoprire mano a mano, anche perché non è che sono 2 mesi alla fine che sono in città e non ho ancora visto tutto, diciamo così. Probabilmente se non avessi giocato a calcio, forse avrei continuato gli studi. Avrei continuato gli studi senza, lo dico con molta sincerità, sapere o comunque pensare a quale prospettiva o che cosa scegliere, ecco. Però non mi sento di dire sarei andato a lavorare qui o lì. Penso che avrei continuato gli studi e poi, in base al percorso che mi piaceva di più, avrei cercato comunque di entrare nel mondo del lavoro. Ma fare l'allenatore è una cosa tosta. Gestire un gruppo di 25 giocatori, più lo staff, più tutte le sfaccettature che ci sono intorno anche a singolo allenamento, penso sia una cosa, oltre che una responsabilità, ma una cosa abbastanza dura e difficile da fare. Non è così semplice, non è una cosa che mi attrae tantissimo. Fare il dirigente, perché no, magari al fianco di un direttore sportivo o come osservatore, visto che mi piace guardare un sacco le partite. Sotto questo profilo penso di poterlo, nel senso, una cosa che mi piacerebbe fare, poi non ci ho ancora pensato, perché spero di giocare ancora qualche anno, quindi quando sarà più avanti ci penserò. Faccio un saluto a tutti i tifosi biancorossi e continuate a sostenerci, perché abbiamo bisogno di voi.